Nuovo appuntamento con la rubrica del lunedì per quanto riguarda gli sport della nostra regione. Oggi cominciamo con parlarvi di volley e segnalandovi particolarmente la bella vittoria della Volley Soverato per 3-0. Il servizio. Con il punteggio di 3-0, il volley soverato del presidente Matozzo conquista l'intera posta in palio al cospetto dell'Antea Vicenza Volley nel match disputato al Palascoppa e valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A2. 25-15, 25-23, 25-20 i parziali che hanno consentito alla formazione soveratese di conquistare l'accesso alla pool promozione. Una vittoria meritata per la compagine biancorosa che ha condotto nel punteggio sin dall'avvio e che quindi, conquistando l'intera posta in palio, si è guadagnata per l'ennesima volta la post-season. Un traguardo sicuramente importante per una squadra giovane in una stagione non facile, ma che quindi promette di dare ancora soddisfazione ai tifosi ionici. Dopo le belle immagini della Volley Soverato, passiamo come di consueto al calcio, parlando chiaramente di tutte le categorie e facciamo la solita carrellata dall'eccellenza alla terza categoria. Giornata di pareggi, la 22esima nel campionato di eccellenza. Pareggiano le prime della classe, Gioiese, Promosport e Reggio Mediterranea. Vince soltanto il Brancaleone in trasferta contro la Morrone. La Gioiese si ferma sullo 0-0 casalingo contro il Rende, probabilmente risentendo anche della partita infrasettimanale di Coppa Italia Nazionale giocata mercoledì contro la Nuovigea Virtus di Barcellona, partita finita sull'1-1 con le due reti maturate nello spazio di 3 minuti nel primo tempo, un 1-1 che lascia aperta ancora la possibilità per la Gioiese di andarsi a giocare l'1 marzo la partita di ritorno e quindi vedere se riesce a superare questo primo turno. Ma chiaramente non è facile perché un pareggio in casalingo significa che la squadra deve andare a vincere in trasferta. Però torniamo al campionato, dicevamo dei pareggi della prima della classe, oltre a quello della Gioiese, anche la Promosport non va al di là dello 0-0 a Bocale contro una squadra che deve cercare di fare assolutamente dei punti perché è penultima in classifica a 14 punti e vede allontanarsi le altre. Diciamo per esempio che il Gioiosa ha 23 punti, quindi gli basterebbe un punto attualmente per poter avere i 10 punti di distacco e non disputare il play-out. Anche la Reggio Mediterranea viene fermata sullo 0-0 dal Gallico Catona, quindi anche qui una squadra di bassa classifica ferma una delle prime in testa. Gallico Catona che va a 21 punti. Invece dicevamo della vittoria del Brancaleone, ma segnaliamo anche la vittoria dell'Isola Capo Ricciuto, 1-0 allo Scalea, la squadra che era in seconda posizione e adesso si è fatta raggiungere dalla Promosport ed è distaccata di 3 punti proprio da Reggio Mediterranea e Brancaleone. Bella la vittoria fuori casa, anche se con l'ultima della classe, la Città di Acri, del Soriano, che vince 2-0 e si porta nelle posizioni altissime della classifica. A questo punto è a ridosso proprio della zona alta, anche se sono 7 punti dalla quinta in classifica. Una domenica, diciamo, allora a questo punto di sostanza, di nulla di cambiato. L'unico risultato che dobbiamo segnalare ancora è la vittoria della Paolana contro il Sersale, un Sersale che rimane terz'ultimo a 19 punti, mentre la Paolana va a 25, quindi si allontana in questo momento, sarebbe fuori dai play-out.
prosegue la marcia di Vigor Lamezia Palmese e San Giorgio nel girone B della promozione calabrese. Tutte e tre vittoriose le prime della classe, con punteggi abbastanza importanti: 4-0 della Vigor Lamezia sull'Africo, con le doppiette di Bernardi e Di Gullo, 4-2 della Palmese sullo Sporting e Catanzaro, con una tripletta, quella di Vargas della Palmese, aveva aperto le marcature a Militano, poi Giglio la doppietta che aveva inizialmente accorciato le distanze sul 2-0 e poi alla fine aveva segnato il 4-2 quando già si perdeva per 4-1. E dicevamo anche quella del San Giorgio con le gol dei secondi e Zampaglione, quindi le prime tre che vincono, anche se ovviamente dobbiamo ricordarlo, in classifica la Vigor Lamezia vanta ancora 5 punti di vantaggio sulla Palmese e ben 10 sul San Giorgio. Per il resto abbiamo già detto della sconfitta dello Sporting di Catanzaro, che a questo punto esce dalla zona playoff, dove entra invece il Comprensorio Archi, un Comprensorio Archi che riesce a vincere la sua partita per 1-0 al 93esimo con un gol sul rigore di D'Agostino contro il Capo Vaticano, e quindi si porta in quinta posizione a ridosso appunto dell'Ardore, che invece aveva pareggiato in casa sabato contro la Cinque Frondese. Un altro pareggio, quello tra Bivongi Pazzano e Roccella, e quello tra Deliese e Ravagnese, oltre a quello anche ultimo tra Melicucco e Atletico Maida, che finisce 0-0. Quindi una classifica che vede in coda il Roccella, che cerca di portarsi fuori dalla zona playout a 22 punti, ma insieme con l'Atletico Maida, ma ancora non ci sono i punti di vantaggio sulla penultima, che attualmente è il Ravagnese a 16 punti, mentre il Melicucco è a 19 e l'Africo a 20. Per le altre squadre il Bivongi si attesta al centro classifico con 26 punti e quindi ancora può stare tranquillo, mancano 8 giornate alla fine del campionato, che vuol dire che con i gol e le partite da 3 punti, la classifica dove si segnano 3 punti per la vittoria, è complicato quindi potersi cullare sugli allori, e quindi bisogna giocare domenica per domenica. Non conosce ostacoli la marcia del San Nicola da Crizza, che con un secco 4-1 passa sul campo del Real Montepaone e rimane con i 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che oggi è la Virtus Rosarno. Virtus Rosarno che ha vinto 3-0 in trasferta contro il Prasar e ne approfitta del pareggio di sabato ottenuto dalla Borgia sul campo del Badolato per sorpassarlo e portarsi in seconda posizione in classifica, lasciando al Borgia la terza posizione. Si avvicinano anche San Calogero Calimera e Chiaravalle, che si portano rispettivamente a 40 e a 39 punti, anche con le vittorie del San Calogero 3-1 sul Gasperina e del Chiaravalle anche qui un 3-1 sul Città di Guardavalle. Quindi un campionato che resta all'insegna di questa imbattuta capolista, ricordiamola, l'unica squadra a non aver perso ormai su tutti i campionati, visto che domenica scorsa aveva perso il Catanzaro a livello professionistico, e quindi questa squadra rimane l'unica ormai ad essere imbattuta. Per quanto riguarda i gol, segnaliamo quelli tra Badolato e Borgia, un alternarsi tra il gol di Cosentino del Badolato, poi il pareggio di Tarzia, ancora in vantaggio la squadra di casa con Ritano, e il pareggio definitivo di Pilò con non calcio di rigore. Mentre invece il San Nicola, per quanto riguarda la sua trasferta, a Nicolovici aveva segnato
in apertura, poi c'era stato l'autorete di Vallone per l'1-1, ma poi ci avevano pensato lo Iacono, Patania e Iamè a portare il 4-1 sul San Nicola da Crisa. Doppietta di Zaffino e gol di Mauro per quanto riguarda il Chiaravalle, di Panaia il gol del Guardavalle. E per quanto riguarda l'ultima, San Calogero Gasperino, dicevamo le reti di Monteleone, quello del 94, di Grillo e alla fine anche di Pisano, inframmezzato dal rigore di Truglia per il Gasperino. 1-1 definitivo e finale per quanto riguarda Academy Girifalco e Nuova Valle, e 2-0 del Real Pizzo contro il Martelletto Settingiano. Quindi anche qui in coda dobbiamo segnalare, la Nuova Valle rimane, anzi conquista un altro punticino e va a 5, l'Academy Girifalco, e questo qui era una partita per vedere chi delle due deve rimanere o purtroppo rimarrà ultima in classifica, e quindi sarà retrocessa direttamente con l'Academy, che adesso è a 7 punti, non è riuscita a sbarazzarsi della Nuova Valle. 9 punti per il Real Meleto, ma qui dobbiamo dire che secondo noi, o perlomeno quello che dice la classifica, un solo play-out per il momento verrà fatto tra Rombiolese e Real Meleto, perché il Martelletto ha 18 punti e quindi ha già gli 11 punti di vantaggio sulla penultima in classifica. Non va al di là dello 0-0 in trasferta il comprensorio Corace sul campo del Petronà, e quindi si fa rosicchiare due punticini in classifica dal Pianopoli, un Pianopoli che è andato a vincere a Sersale contro la Sersalese per 3-1. Quindi attualmente le posizioni sono 30-26 per il comprensorio Corace. Invece non viene disputato, o perlomeno non viene completata, la partita tra Casabona per lo Sport e la terza in classifica, l'Amatori Le Castella, per un malore dell'arbitro che è intercorso al 33esimo del primo tempo, quando il risultato era sull'1-1. Quindi il malore dell'arbitro che ha impedito alle due squadre di poter continuare. La gara dovrà essere ripresa da questo minuto e su questo punteggio per vedere come andrà a finire, per appunto chi riuscirà a prendere, a prevalere, oppure eventualmente se dovessero confermarsi nel pareggio. Prima vittoria per il Palermiti, che riesce a battere la Maroni con un gol, non gol, dobbiamo dire la verità e onestamente, di Starace, che è un tiro che dal limite batteva sulla traversa e poi ritornava in campo, ma nettamente sulla linea fuori, e non aveva superato appunto questo qui la linea di porta. L'arbitro non se n'è accorto, anzi in quella occasione probabilmente c'era anche un calcio di rigore a favore del Palermiti, ma l'arbitro ha messo tutti d'accordo indicando il centrocampo e quindi assegnando il gol al Palermiti. Nel secondo tempo addirittura la squadra in trasferta, la Maroni, ha avuto un calcio di rigore, anche in questo caso abbastanza benevolo, segnalato dall'arbitro, un arbitro che obiettivamente non è stato all'altezza di tutta la partita, addirittura rigore sbagliato, parato da un giocatore, da Starace stesso, che era dovuto andare in porta a sostituire il portiere del Palermiti espulso, e poi fatto ripetere perché un giocatore del Palermiti era entrato in aria. Fa a scuola ormai la televisione, si vede che quello che vedono in TV poi lo fanno ripetere, applicano il regolamento se c'è da applicarlo. Comunque lo ribatte di nuovo il giocatore della Maroni, questa volta lo manda alto sulla traversa, per cui il risultato rimane sull'1-0, quindi consente alla squadra del presidente Truglia la prima vittoria, i primi 3 punti che consentono alla squadra stessa di non essere più ultima in classifica da sola, ma raggiungere il San Nicola Carfizzi. San Nicola Carfizzi sconfitto in casa dall'Academy Strongoli, e a 5 punti anche per la penalizzazione, l'avevamo accennato, sottolineato, quando non si era presentata
l'altra domenica e quindi contro il comprensorio, qui dava un punto di penalizzazione, quindi 5 punti per tutte e due le squadre che sono in fondo alla classifica e dovranno giocarsela proprio per evitare l'ultimo posto. Per il resto c'è da dire soltanto che è un campionato molto corto, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è già stata giocata la 13ª giornata, adesso ne mancano soltanto 5 alla fine e questa è una cosa strana per un campionato di seconda categoria, solo 18 giornate con 10 squadre e significa davvero che c'è un po' di crisi nel mondo del calcio, specialmente a questi livelli e forse anche a tutti gli altri livelli. Il Conflenti vince lo scontro diretto contro il MAC 3 in trasferta 3-0 per la squadra di testa della classifica e si porta, resta in testa appunto con un punto di vantaggio sulla seconda in classifica che è il Marca. Anche questa squadra vince la partita giocata sabato contro il Coringa, addirittura maramaldeggiando, come si dice in questi casi, 8-2 il risultato finale, e in questi casi sapete come la pensiamo noi, comunque vabbè, questo è il risultato, noi lo segnaliamo, 8-2 per il Marca sul Coringa. Dicevamo del Conflenti che vince quindi questa partita con la doppietta di Gallo e la terza rete di Stranges. Anche il Belvedere vince la sua partita casalinga nell'anticipo di sabato per 4-0 e quindi resta in quarta posizione, raggiungendo quasi l'Excalibur a un punto che rimane a 24, essendo stato sconfitto per 1-0 dal Maida. Maida che era una squadra che ha poco da chiedere a questo campionato, ma che probabilmente se vuole togliere qualche soddisfazione, e questo ha consentito di battere il Fronte e quindi di relegarlo in terza posizione, quindi scavalcato appunto anche in questo caso dal Marca. Il Girifalco pareggia in casa con il Longobardi e rimane a 16 punti proprio appunto insieme con la squadra cosentina, diciamo a ridosso della quinta posizione del MAC 3 che è a 20 punti e quindi c'è ancora la possibilità di poter raggiungere almeno la zona playoff, che ricordiamolo è importante quest'anno perché, come anche negli anni precedenti, in quanto sono 3 le squadre che sono promosse, una direttamente e 2 attraverso un unico playoff che viene fatto tra seconda e quinta e terza e quarta. Chi vince questo playoff senza dover fare nessuna finale viene automaticamente promosso in seconda categoria. Non si ferma più lo skill legion del tecnico Bertolotti del Bomber Stagliano, che batte anche la seconda in classifica, il Real Cropani, per 4-3 e porta a 12 i punti di vantaggio appunto sulla seconda in classifica. Una susseguirsi delle reti molto stretto tra le due compagini che guidano la graduatoria. Passa in vantaggio lo squillace con Torchi al secondo, poi Stagliano raddoppia sempre per lo squillace al 33esimo, ma poi al 47esimo e 58esimo il Cropani con Donnici accorcia e agguanta il pareggio. Poi Stagliano sul 3-2, il rigore di Fico per il Cropani e alla fine Montirosso per la skill legion all'89esimo sigla e il definitivo 4-3, che sottolinea una bella partita tra primo e secondo, ma contemporaneamente fa vedere ancora come la squadra di casa vuole assolutamente quest'anno la promozione. A proposito
di Skillation, dobbiamo segnalare che è stato giocato anche il primo torneo di Carnevale riservato alle categorie Puccini. È stata una bella festa di sport, hanno partecipato lo Squillace, il Monte Gasperi, Ostaletti e la Ionica Academy di Monte Paone, Valle Fiorita. Davvero tanti ragazzi sul campo di Squillace a giocare, a scherzare, a ridere, ma anche a passare una giornata bella di sport. Per il resto del campionato segnaliamo anche la sconfitta del Goodfellas, che non è andata al di là a vincere il Real Vianò, ma ha perso 3-1 e quindi rimane a 19 punti in terza posizione, mentre si avvicinano Vigor Catanzaro e Staletti, entrambe vittoriose. La Vigor Catanzaro in casa appunto con il Grifone 3-1 per la squadra catanzarese, e lo Staletti che è venuto a sbancare il Città di Soverato per 1-0 con un calcio di rigore di Vatrella al 50esimo. E da segnalare un alla fine la partita, la vittoria della Life Simeri Criti 2-1 contro il Soveria Simeri, con diciamo questo derby che ha vinto vincitrice la squadra che adesso in pratica cerca di risalire in classifica, ma anche qui si parla di una classifica abbastanza corta, perché se andiamo al di là diciamo dello Skillation che ha 32 punti, pensate che tra i 20 punti del Real Cropen il secondo e i 14 della Life che è terz'ultima ne intercorrono soltanto 6, e quindi per quel discorso che dicevamo anche per il girone D, il girone C, anche nel girone D si può parlare di un campionato apertissimo proprio per la zona playoff. E con questo abbiamo concluso anche oggi. Il solito ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi, e l'appuntamento per lunedì prossimo.